fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Io penso che oggi la sindrome metabolica sia veramente il nemico pubblico al pari del tabacco. La cosa principale che ho fatto nella mia vita è stato di lavorare all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per ben 40 anni, sono andato a lavorare là nel 75 e quelli erano gli anni in cui l'Istituto dei Tumori di Milano era diventato famosissimo per la ricerca sulla terapia del cancro della mammella. Io, che ero un giovane arrivato lì, ci sono detto va bene, ma quello che dobbiamo fare è fare in modo che la gente non si ammali, e mi sono proprio reso conto che bisognava lavorare sulla prevenzione delle malattie. E questo obiettivo ha segnato un po' tutta la mia vita professionale. E quindi abbiamo cominciato un grande studio, uno studio in cui abbiamo reclutato 11.000 donne della provincia di Varese, che si chiama ancora adesso, e lo scopo era poi andare a vedere che cosa c'era nella storia delle persone che poi si ammalano di cancro della mammella rispetto a quelle che non si ammalano. Non appena abbiamo avuto dei risultati importanti su quali sono gli ormoni che favoriscono il cancro della mammella, abbiamo iniziato un'altra serie di studi. Proviamo a cambiare l'alimentazione per cambiare il nostro ambiente interno in modo che eventuali cellule tumorali che si formano nel nostro organismo non vadano avanti. È per questo che abbiamo fondato questa associazione che si chiama La Grande Via, che è la via del cibo, la via del movimento nel senso dell'esercizio fisico, ma anche del movimento nel senso del cambiamento delle nostre abitudini, e la via spirituale, della meditazione. Sono tre strade con cui possiamo veramente scrivere sui nostri geni. Cambiare il modo di mangiare è difficile, anche perché siamo affezionati, no? Poi c'è il ruolo dell'abitudine. Dopo la guerra, quando è cominciato il benessere, tutti pensavano che bisogna mangiare tanta carne, no? Perché la carne fa bene, no? C'era questo mito della carne. C'è stata una trasformazione radicale, importantissima, del nostro modo di mangiare. Abbiamo cominciato a mangiare in un modo in cui l'uomo non ha mai mangiato nella storia dell'umanità. Quello che noi raccomandiamo è di cambiare con una certa gradualità, anche perché raccomandiamo di mangiare i cibi nella loro integralità, con un'ampia varietà di cereali integrali, di legumi, di verdure e di frutta. E questa è la base dell'alimentazione. Tutti i giorni con una varietà di questi cibi. Ma uno che non ha mai mangiato i fagioli e non è abituato a mangiare i fagioli e i cereali integrali, se improvvisamente si mette a mangiare così, non ha i microbi giusti nell'intestino per digerire questa roba e gli scoppia la pancia. Io suggerisco di cambiare con una certa gradualità. Ci sono sempre più dati che la nostra vita mentale, anche la nostra vita spirituale, influenza il rischio di ammalarsi. Oggi, con le nuove tecniche formidabili della biologia molecolare, si è stati in grado, per esempio, di mostrare che chi ha una regolare pratica di meditazione riesce a spegnere l'attività dei geni che aumentano l'infiammazione. L'infiammazione è un meccanismo di difesa dell'organismo, naturalmente, ci difende dagli agenti infettivi, dalle ferite e così via, però quando non abbiamo una malattia infiammatoria, se le sostanze dell'infiammazione sono alte nel sangue, si ammala di più di varie patologie, si ammala più di cuore, ma si ammala più di cancro in particolare. E allora dobbiamo tenere bassa l'infiammazione, e possiamo farlo con il cibo, ma possiamo farlo anche con la nostra mente. Il fatto stesso di ridurre la frequenza del respiro si attiva il nervo vago, quindi si modifica il nostro sistema nervoso autonomo e si abbassa il livello di infiammazione. Occorre diffondere la consapevolezza. La consapevolezza che c'è una via alternativa a morire per malattia. Possiamo benissimo diventare vecchi e morire sani. Naturalmente nessuno ti dà la garanzia, no?
che non ti ammalerai, ma puoi ridurre moltissimo il tuo rischio di ammalarti. Il concetto di morire sani, per esempio, è un concetto che mi colpisce, perché ne parlo spesso anche nei convegni medici. Si può benissimo diventare vecchi e poi morire quando è la nostra ora, senza esserci ammalati, senza avere trascinato la nostra famiglia in anni di dolore, di fatica, per occuparsi dei nonni con l'Alzheimer, di tutte queste fatiche che comportano le malattie croniche. Viviamo più a lungo, viviamo sempre più a lungo, ma viviamo anche in condizioni molto disastrose. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.